Di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico. Io ho portato il libro di Anna Frank che l'anno scorso abbiamo letto in classe, ve lo ricordate? Man mano che i giorni passano, Anna si rende conto che stanno cercando di farle dimenticare chi è. Vogliono cancellarla definitivamente con la paura. Lei, però, ha trovato una soluzione. Continua a scrivere il diario nella testa. Ma la voce di Anna, quella no, non se la sono presa. Ed è volata forte e leggera fino a noi. Io ho portato il libro di Lia Levi che abbiamo letto l'anno scorso in classe. 1943. I tedeschi entrano a Roma e tra poco comincerà la caccia agli ebrei, come è già successo nel resto d'Europa. Bisogna scappare. Piero e la sua famiglia però non fuggono in cima a una montagna in aperta campagna, cambiano semplicemente casa. Si trasferiscono in un appartamento minuscolo in un palazzo così grande che sembra un paese. È un cortile che sembra una piazza d'armi, confusi tra tanta gente, i Secret sperano di passare inosservati e di restare invisibili. Io ho portato il libro Cose dell'altro secolo. L'ingresso dei soldati sovietici segnava la fine del campo di sterminio di Auschwitz. Era il 27 gennaio del 1945. Dopo un lungo e faticoso viaggio, Primo Levi riuscì a tornare a casa nella sua Torino. Non sapeva ancora spiegarsi come avesse fatto a sopravvivere,
Ma sapeva cosa avrebbe fatto da allora in poi. Avrebbe speso il resto della vita raccontando ciò che aveva vissuto. Che dopo aver sconfitto il nazismo, se si voleva evitare che sorgesse una nuova Auschwitz, bisognava lottare contro un altro nemico, altrettanto insidioso, l'oblio. Con il tempo anche una memoria tanto dolorosa si sarebbe potuta cancellare. Levi fissò nelle pagine di Se questo è un uomo i fatti dei quali aveva testimonianza diretta. Se questo è un uomo si apre con una poesia che è anche una maledizione e un ordine. Dal fondo bianco delle pagine sembra quasi che gli occhi di Levi si piantino dritti nei nostri, nei tuoi. E a te che chiede se questo è un uomo, scheletrico, calvo, vestito di stracci, che muore per un sì o per un no. Se tu, lettore, consideri questo un uomo, che tu sia maledetto. Ma ragiona su quel che leggerai, perché questo è successo davvero. Io ho portato i disegni che abbiamo fatto con la classe in questi anni e ho trovato, io leggo Focus Junior, e ho trovato un articolo su due ragazze che sono sopravvissute ad Auschwitz. Quella sera del 28 marzo del 1944 non la dimenticheremo mai. Eravamo già a letto, erano da poco passate le 9. Mamma Mira venne in camera, ci svegliò e ci vestì in fretta. Quando entrammo in soggiorno c'erano molte persone, una di loro con un cappotto di pelle lungo. Nonna Rosa, inginocchiata davanti a questo uomo, lo implorava di lasciare a casa almeno noi bambini. L'ultimo ricordo è la luce della nostra abitazione. Poi siamo usciti al buio e ci hanno caricato su un blindato, racconta Tatiana. Tatiana Mucci aveva 6 anni e sua sorella Andra 4 quando i fascisti e i nazisti le catturarono dalla casa di Fiume, allora città italiana, per portarle nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, in Polonia. Figlie di un papà cattolico e di una madre ebrea, sono 2 dei 50 bambini sopravvissuti. Ce l'hanno fatta perché sono state scambiate per gemelle e avrebbero potuto diventare cavie negli esperimenti del terribile dottor Joseph Mengele, medico e criminale di guerra tedesco. Ragazzi, vi ricordate quando a scuola abbiamo guardato il cortometraggio di Ettore Scola? E la maestra ci ha fatto scrivere sul quaderno anche la poesia di Se questo è un uomo di Primo Levi. Quando questo l'anno scorso? No, 2 anni fa. Ah, io non c'ero. Io ho guardato un film che si intitola Il bambino da pigiama righe, che parla proprio della Shoah. Vi leggo la trama. La storia di un'amicizia. Il bambino con il pigiama a righe racconta la storia di Bruno, un bambino di 8 anni che è il figlio di un ufficiale nazista. Quando il padre è costretto a lasciare Berlino e a trasferirsi in campagna, Bruno scopre che vicino alla sua abitazione c'è il campo di concentramento di Auschwitz. La curiosità lo spinge fino alla recinzione e lì conosce Samuel, un bambino suo coetaneo di cui diventa amico. Ciao, noi siamo Anna, Veronica, Senabu, Marco. E voi come vi chiamate? Io sono Mattia. Io sono Giovanni. E vi vorremmo fare qualche domanda per il nostro progetto sulla Shoah. Sapete quale fatto storico ricorda il 27 gennaio? Il giorno della liberazione? Sì. Della memoria? Esatto, il giorno della memoria. A quale periodo storico si riferisce? Shoah è il massacro degli ebrei, giusto?
Ok, quindi tempo di Hitler, quindi seconda guerra mondiale più o meno. Sì, su una centinaia di anni fa. Sapete cos'è la Shoah? Sì, massacro degli ebrei, appunto. Sapete dove si trova il campo di sterminio di Auschwitz? Polonia. Giusto. Chi ve ne ha parlato? La scuola, la famiglia, gli amici o i nonni? Tutti. Scuola, famiglia. Ok. Grazie. 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 Voi come vi chiamate? Io sono Federica. Naomi. Alessandra. E vorremmo farvi qualche domanda per il nostro progetto sulla Shoah. Sapete quale fatto storico ricorda il 27 gennaio? Sì, la giornata della memoria. Esatto. A quale periodo storico si riferisce? Il 27. Beh, lo sterminio Esatto. che aveva creato Hitler. Esatto, secondo quello. Sapete cos'è la Shoah? Sì. Sapete dove si trova il campo di sterminio di Auschwitz? In Polonia, giusto? Chi viene a parlato? La scuola, la famiglia o i nonni? Entrambi, cioè tutti, Tutti? sia famiglia, parenti, Sì, scuola. sì. Esatto. Esatto, un po' tutto. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Aurora e Alessia. Vorremmo farvi qualche domanda per il nostro progetto sulla Shoah. Ok. Sapete quale fatto storico ricorda il 27 gennaio? Che serve questo sabato? Sì. Sì, quale? La giornata della memoria. Esattamente. A quale periodo storico si riferisce? Alla deportazione degli ebrei. Giusto? Sì. Sapete cos'è la Shoah? L'Olocausto. Sì. Sapete dove si trova il campo di sterminio di Auschwitz? Sì, in Polonia. In Polonia, esattamente. Chi viene a parlato? La scuola, la famiglia, gli amici e i nonni? La scuola e la famiglia. La scuola e la famiglia. Grazie, ma voi che scuola frequentate? L'Istituto Pietrangeli. Io mi chiamo Viviana e faccio l'assistente di biblioteca. Ok, grazie per rispondere alle nostre domande. Niente, figuratevi. Quante richieste avete di libri che trattano dell'argomento della Shoah? Allora, questo argomento della Shoah è abbastanza richiesto. Soprattutto in questo periodo in cui ricorre la giornata della memoria che si svolgerà il 27 gennaio, come tutti gli anni. Qual è la fascia di età più interessata? Allora, la fascia di età più interessata ai libri sulla Shoah, in generale, tutte le fasce, diciamo, durante tutto l'anno. In questo periodo in particolare, i libri sulla Shoah vengono richiesti soprattutto dai ragazzi delle medie. E delle superiori, del primo biennio delle superiori, perché sicuramente sono magari stimolati e indirizzati dalle insegnanti. La biblioteca organizza qualcosa per ricordare la Shoah il 27 gennaio? Sì, noi ogni anno organizziamo una mostra sulla Shoah, che di solito la allestiamo qualche giorno prima della Shoah, infatti è già allestita come avete visto, e la lasciamo solitamente una settimana o due settimane, dipende dalle richieste anche degli insegnanti che vogliono venire a visitarla. Ok, grazie. Prego. Non è facile, ma dobbiamo dire addio ai nostri amici per l'immediato futuro. Partire? Per dove? Come militare, se al tuo paese serve che tu vada da qualche parte, ci vai. Immagina che sia un'avventura, come in uno dei tuoi libri.
ragazzi, guardate, la nostra nuova casa. Che stai facendo? Sto esplorando! No, non là dietro! Ciao! Quanti anni hai? 8. Anch'io 8. Perché stai sempre in pigiama? I soldati ci hanno preso tutti i vestiti. Mio padre è un soldato, ma non di quelli che prendono i vestiti alle persone. Sposto quella da lì a là. Questa? No, quell'altra. Questa? No! È un campo di lavoro. Stanno qui perché sono il nemico. Il nemico? Quello che puoi sapere del mio lavoro qui, Bruno, è che è molto importante per il nostro paese. Il lavoro che tuo padre sta facendo qui entrerà nella storia. Va tutto bene? Non si trova papà? Io sono un soldato e i soldati fanno la guerra. Questa non è una guerra! Ne è un aspetto fondamentale! Non dovremmo essere amici tu e io. Dovremmo essere nemici. Papà è un bravo uomo. Certo che lo è. Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità. Buongiorno, principessa! Prego, principessa. Andiamo, Ciro, non vorrei che dicessero troppo tardi e che dobbiamo tornare a casa, eh? Oh, fermi, siamo prenotati, fermi! La ferma di treno può far salire la mamma. Me lo dici, babbo, che gioco, eh? Ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno tutti gli orari, se si vince si prende. Non dici che premio è? No, carro armato vero, nuovo. Buongiorno, principessa! Sì, hai visto che roba? Allora, domani mattina il gioco finisce. C'è la premiazione. Buongiorno, ci troviamo insieme al dottor Michele Asaro, laureato in giurisprudenza, grande appassionato di storia, dai tempi del liceo. Prima di tutto ringraziamo per la disponibilità e vorremmo chiederle, ci può dire cos'è la Shoah? Certo, rispondo con piacere e sono lieto di avervi qui. La parola Shoah in lingua ebraica significa tempesta devastante, ma in realtà questa parola viene universalmente ricollegata all'olocausto. Olocausto uguale sterminio degli ebrei operato in Europa dai nazisti e dai loro alleati, ahimè anche l'Italia, in un periodo di tempo ricompreso tra l'aprile del 1933 e il maggio del 1945, quindi l'olocausto non dura quanto la Seconda Guerra Mondiale, che inizia nel 39 e finisce nel 45, ma dura ben di più. Nell'aprile del 33 Hitler viene nominato cancelliere della Germania e diventa il capo della Germania. E comincia la persecuzione degli ebrei, che finisce nel maggio del 1945 con la capitolazione della Germania e la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. La Seconda Guerra Mondiale poi continua nel Teatro del Pacifico e si chiude qualche mese più tardi, ad agosto, con la resa del Giappone dopo le atomiche americane su Hiroshima e Nagasaki. Nel frattempo in Europa si è compiuto
l'Olocausto, altrimenti noto come Shoah, che ha come numero universalmente accolto quello di 6 milioni di ebrei sterminati, ma in realtà il numero è più alto perché la persecuzione nazista non riguarda soltanto gli ebrei, ma tutti coloro che i nazisti consideravano inferiori e perciò solo meritevoli di essere uccisi. Oppositori politici, omosessuali, portatori di Zingari. handicap, zingari, testimoni di Geova e anche altri. Ci potrebbe far capire quali furono le cause, le ragioni che portarono alla Shoah? Beh, le ragioni sono l'antisemitismo. L'antisemitismo però non bisogna pensare che sia un fenomeno nazista. L'antisemitismo è un fenomeno purtroppo ben più ampio ed è un sentimento che coinvolge tutta l'Europa. Molti storici dicono che l'origine dell'antisemitismo europeo nasce in Francia e comunque la si può collocare temporalmente già nel XVIII secolo. L'antisemitismo si colora del suo aspetto più truce e diabolico con l'antisemitismo tedesco, nazista. Le ragioni dell'antisemitismo nazista sono spiegate molto bene in un libro scritto di pugno dallo stesso Adolf Hitler nel 1925 che si intitolava Mein Kampf, nel quale Hitler illustra, tratteggia il suo progetto politico e spiega perché gli ebrei devono essere puniti. Le ragioni sono fondamentalmente due, una ragione economica e una ragione razziale. La ragione economica è che gli ebrei vengono accusati di affamare il popolo tedesco perché controllano l'economia in quanto proprietari delle banche, in quanto mercanti, in quanto usurai, e perciò solo devono essere puniti. E vengono anche accusati di aver corrotto i quadri militari tedeschi e quindi di aver contribuito alla sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale. Questa è la ragione economica. La ragione razziale è legata al fatto che il Partito Nazionalsocialista vara le leggi razziali, dice che c'è una razza superiore che è la razza ariana, che la razza ariana deve essere protetta e che chi non è ariano è un inferiore, un subumano e quindi deve essere ucciso. Dico un'altra cosa, perché dell'Olocausto la cosa che lascia più esterrefatti è come sia stato possibile fare questo, che un uomo abbia potuto fare questo, che milioni di uomini abbiano potuto fare questo. Rispondo dicendo che tu puoi fare quello che hai fatto soltanto se ritieni che chi hai davanti non sia un uomo. Quindi se sei convinto che chi hai davanti non sia un uomo, ma sia uno scarafaggio, per dirti, riesci a reggere alla carneficina, altrimenti non lo puoi fare. Chiare? Quindi le ragioni storiche sono economiche e razziali. Ok, abbasso questa cosa. Leggendo sull'argomento abbiamo trovato scritto della Notte dei Cristalli. Ci potrebbe spiegare di cosa si tratta? Sì, la Notte dei Cristalli è la notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938 ed è una notte nella quale le formazioni paramilitari, il braccio armato del Partito Nazionalsocialista, una delle due formazioni, perché il Partito Nazista aveva due formazioni militari paramilitari, l'SA e l'SS. La Notte dei Cristalli viene portata a compimento dall'SA, che sono la prima formazione paramilitare che poi viene punita dall'SS, ma non per questo motivo, per una lotta interna di potere, e le SA vengono sterminate dall'SS. La Notte dei Cristalli si chiama così perché dal rumore dei cristalli infranti delle sinagoghe e dei negozi che i nazisti devastano, distruggono ed incendiano, per dare un segnale forte agli ebrei, fondamentalmente. Nella notte dei cristalli vengono incendiate migliaia di sinagoghe e di negozi con la connivenza del governo che era già nazista, perché ho detto prima che i nazisti prendono il potere nel 32, qui siamo nel 38, che ordinano per esempio ai pompieri di non spegnere gli incendi se non nel caso in cui gli incendi si fossero allargati alle case vicine. Quindi nella notte dei cristalli comincia in un certo senso
a passare il messaggio che gli ebrei vanno puniti sempre e dovunque si trovino. E si chiama così per un motivo molto banale, che è quello del rumore dei cristalli rotti, che fanno rumore nel momento in cui vengono rotti e cadono a terra. Chiaro? La risposta va bene. Dimmi. Ci potrebbe parlare della rivolta del ghetto di Varsavia? Sì. Diciamo intanto che cos'è un ghetto nella mentalità nazista. I nazisti cominciano a perseguitare gli ebrei, come ho detto prima, già dal 1933. Nel 1941 viene adottata la cosiddetta soluzione finale, cioè si fa una grande riunione in un castello, adesso non entro nei dettagli, e i nazisti decidono di sterminare tutti gli ebrei, uno per uno, che avessero trovato nei territori europei da loro occupati. E pianificano le modalità dello sterminio. Uno degli aspetti, secondo me, più inquietanti e diabolici dell'olocausto è la perfezione della macchina con cui l'olocausto viene realizzato. C'è uno schema ben preciso, ti direi quasi industriale, che si articola in queste fasi. Gli ebrei vengono arrestati ovunque si trovino, rastrellati, i loro beni immobili, case, terreni, denari confiscati diventano di proprietà del Partito Nazionale Socialista. Quindi vengono deportati attraverso treni merci, ne moriranno decine di migliaia perché viaggiano nei vagoni merci, fino ai campi di concentramento di sterminio, dove vengono sfruttati finché ce la fanno. Quelli che non muoiono di fatica, fame o freddo vengono uccisi nella camera a gas, i loro corpi vengono bruciati per evitare che ci fosse il problema di dove metterli. Vi dico questa cosa perché sia chiaro il meccanismo. Se il diavolo è nei dettagli, il diavolo è nell'olocausto, perché non c'è nella storia un altro caso di macchina per uccidere così perfetta. Nelle modalità di realizzazione dell'olocausto ci sono i ghetti. I ghetti sono praticamente dei piccoli spazi di alcuni chilometri quadrati all'interno delle città occupate dai tedeschi, dove gli ebrei vengono raggruppati per poterli poi spostare più comodamente con i treni verso i campi di sterminio. Il ghetto di Varsavia è il più grande in Europa, arriva ad ospitare fino a 400.000 persone. Ad un certo punto gli ebrei del ghetto, che vivono in stato di prigionia, si ribellano in modo armato, per quanto di armi ne avessero pochissime, e attaccano i tedeschi, i quali ovviamente reagiscono, con il risultato che la rivolta, dopo molti giorni, dura quasi un mese, viene alla fine soffocata nel sangue, e non è un modo di dire, perché alla fine vengono uccisi circa 13.000 rivoltosi, gli altri vengono deportati tutti, muoiono una ventina circa di soldati tedeschi contro i 13.000 ebrei del ghetto. La cosa, secondo me, più agghiacciante della rivolta del ghetto di Varsavia è che quando gli ebrei decidono di ribellarsi, sanno benissimo che non potranno avere nessun aiuto né dai russi né dagli americani, che sono ancora troppo lontani dal fronte, quindi sanno benissimo che finirà male per loro, perché i tedeschi prima allagano i sotterranei dove si erano rifugiati, poi danno fuoco al ghetto, poi lo radono definitivamente al suolo, uccidendo sostanzialmente tutti. Quindi il tratto più significativo della rivolta del ghetto di Varsavia è la disperazione di gente che comunque decide almeno di come morire, decidono di morire combattendo piuttosto che aspettare di essere caricati sui carri bestiame e portati nei campi di sterminio. Per quale ragione è stata scelta la data del 27 gennaio per ricordare la Shoah? Questa data è stata scelta dall'Assemblea Plenaria delle Nazioni Unite ed è stato anche dato un nome, Giornata della Memoria. È stata scelta questa data perché in quella data, nel 1945, l'Armata Rossa, nella sua avanzata da est verso ovest, apre e libera il campo di concentramento di Auschwitz, che era uno dei più grandi. Ho detto prima che i più grandi erano sei, quasi tutti in Polonia,
aprendo i cancelli di questo campo fa conoscere al mondo il grande segreto, cioè le modalità e l'orrore dell'Olocausto stesso. Quindi si chiama Giornata della Memoria e si festeggia in quel giorno, perché in quel giorno viene liberato il primo e più grande campo di concentramento in Europa. Lei pensa che sia importante che anche i ragazzi di oggi non dimentichino ciò che è successo? Beh, è naturalmente importante e il vostro lavoro in quanto giovanissimi è ancora più prezioso. Penso che ricordare l'Olocausto oggi sia importante non più come il passato affinché sia un monito a che questa cosa non accada più, perché ben difficilmente potremo avere un secondo Olocausto, per fortuna ti direi, né qui in Europa né nel resto del mondo. Ricordare l'Olocausto è invece importante perché sia chiaro quanto grande l'abisso nel quale l'uomo può far cadere se stesso. E ti dico anche che in fin dei conti, se l'Olocausto è la ripetizione di milioni di atti di violenza, di singoli atti di violenza, il singolo atto di violenza che un uomo può fare in danno di un altro è esso stesso l'Olocausto. Quindi, secondo me, le ragioni per ricordare l'Olocausto sono valide sempre, comunque, per sempre, ma cambiano nel corso dei tempi. Ed è per questo motivo che ho detto, per quale motivo secondo me è importante ricordare oggi l'Olocausto. Perché sia chiaro che la violenza non è mai qualcosa di accettabile, né in dimensioni di milioni di morti, ma neanche in dimensioni di un morto. Ok? Grazie. Grazie a voi di essere venuti. Sì. Ditemi. Cosa vi serve? Cosa volete sapere? In questi anni con la scuola abbiamo lavorato sulla Shoah, infatti abbiamo vari disegni, varie poesie e anche riflessioni su dei cortometraggi che abbiamo visto, tipo quello di Per Scuola. E volevamo farti qualche domanda. E ti ringraziamo per aver accettato. Ci mancherebbe. Professoressa, suo papà, Luciano Pizzati, è stato un partigiano. Ci può raccontare qualcosa di quel triste periodo? Allora, dunque, mio papà era nato a Milano. Nel 1943 tutta la sua famiglia è stata sfollata da Milano, li hanno mandati via perché è arrivata la guerra. E allora sono andati tutti a stare in un paesino vicino al confine svizzero che si chiama Quasso al Monte. In questo paesino, che è un paesino proprio in montagna, loro hanno vissuto praticamente in questa grande famiglia dove ci stavano loro e i fratelli di mio padre, alcuni cuginetti, insomma sono cresciuti tutti assieme in questa casa. E mio padre, insieme a una sua sorella che era un poco più grande di lui, andavano a piedi da Quasso al Monte fino a Varese per andare a scuola, che era una camminata terribile in mezzo ai boschi, e andavano e tornavano tutti i giorni a piedi. A Varese un giorno, Varese è una città un po' più grossa ovviamente, non grossa come Milano, però era comunque una città. Un giorno si sono trovati davanti a un funerale, stavano seppellendo un fascista, un gerarca fascista. Mio padre era un ragazzino, allora era piccolo, aveva 15 anni, 16 anni, e si è accorto appunto che tutti, facevano chiaramente in quel periodo, tutti dovevano fare il saluto fascista perché era obbligatorio, facevano anche in classe. Un signore si era rifiutato di fare il saluto fascista ed è stato pestato a sangue da quelli che erano lì davanti. Mio padre da questo episodio era stato molto colpito. E allora sia lui che sua sorella si sono informati e hanno iniziato a frequentare quelle che erano le brigate partigiane.
ovviamente sua sorella era un po' più grande, quindi aveva la bicicletta e allora poteva andare a venire a fare la staffetta con i partigiani che stavano in montagna e quelli giù della città. Lui, che era un ragazzino, aveva l'incarico soprattutto di portare manifestini, aveva sempre la borsa di scuola anziché piena di libri, aveva sempre questi manifestini appunto da portare, oppure la notte usciva ad attaccare manifesti, eccetera. Un giorno, mentre portavano via questo ragazzo, il suo amico, sono riusciti a guardarsi, lui e mio padre, e questo qua ha fatto cadere una lettera per il comitato cittadino. Mio padre è un tontolone, ovviamente, un ragazzino, per cui corre a prendere questa lettera, ovviamente si è trovato la pistola puntata in testa, per cui l'hanno preso, portato via anche lui, li hanno incarcerati, e lui, questo suo amico e altri ragazzi che erano stati presi durante la frittata, e tenuti prigionieri in una scuola, però non in un vero carcere. Però in questa scuola praticamente li torturavano tutti i giorni per costringerli a fare i nomi dei loro compagni partigiani, per cui insomma è stato un periodo che mio padre ha vissuto ovviamente in modo piuttosto tragico, anche perché a casa sua non sapevano niente, lui era stato portato via, e a casa sua né sua sorella né i genitori né nessuno dei suoi familiari sapeva più niente di lui, per cui lui è rimasto chiuso in questa scuola carcere per un bel po' di tempo, per diversi giorni, durante i quali, a parte appunto le violenze psicologiche, perché appunto per convincerli a fare i nomi, insomma, li torturavano, li promettevano portarli nei carceri, nei campi di concentramento, insomma è stato una... Ma poi, visto che lui da buon eroe non cedeva, un giorno avevano aperto una guardia, insomma, avevano aperto, lui lo chiamava D'Artagnan perché questo qua aveva il baffettino, il pezzettino, per cui lui se lo ricordava come D'Artagnan. Aveva aperto la sua borsa di scuola, per cui aveva sempre la borsa di scuola, aveva trovato un quaderno, perché aveva strappato un foglio di quaderno dal suo quaderno di scuola e gli aveva appoggiato in faccia, gli aveva dato un ceffone, per cui gli era scoppiato, era proprio esploso il timpano, perché papà era sordo da un orecchio proprio di seguito a questa sbaglia, questa... terrorizzare, perché era un ragazzino. E quindi insomma per diversi giorni lui è rimasto chiuso in questa cella senza dare notizie sue, senza avere neanche notizie dei suoi, fino a che il 25 aprile, quando è arrivata la liberazione, sono arrivati finalmente i partigiani grandi, i vecchi, che hanno fatto scappare le guardie che erano i fascisti che erano in quella scuola, e hanno liberato questi ragazzini, per cui lui a piedi poi di nuovo è tornato finalmente a casa sua. E insomma, quindi per mio padre il 25 aprile era davvero il giorno della liberazione anche sua personale, insomma. E di tutte queste cose lui non ci ha mai parlato a miei figli. Noi l'abbiamo scoperto quando eravamo ormai grandi, perché lui ha sempre avuto questo pudore, insomma, di parlare, a parte che credo che ne avesse un ricordo terrificante. Esatto, sicuramente. Quindi insomma non era un bel ricordare. E anche noi adesso abbiamo tutti quanti, già fatto la copia del suo tesserino da partigiano, però tutte cose che abbiamo scoperto ormai da adulti, insomma. Quindi questo insomma più o meno è
la sua storia. Avete domande da farmi? Sì. Sì. Curiosità? Quando lei era bambina, suo padre gli ha mai raccontato della guerra che gli aveva vissuto in prima persona? No, te l'ho detto, ne ha sempre, preferito nascondere. Noi abbiamo iniziato, soprattutto io e mia sorella, io ho una sorellina, che ha pochi anni meno di me, e un anno siamo andate, siccome la sorella di mio padre, la sorella grande di mio padre, quella che appunto era partigiana anche lei con papà, abitava a Bruxelles, lavorava alla comunità europea, insomma, viveva a Bruxelles, perché siamo andati a farci le vacanze io e mia sorella da questa zia, e lei ha iniziato a raccontarci tutte queste cose, cioè a dire: ma come, ma non lo sapete, ma vostro padre, io con la bicicletta e lui a piedi andavamo per i sentieri di qua sul monte e portavamo, insomma, eravamo un d'appoggio ai partigiani, non sapevamo assolutamente niente, abbiamo scoperto, detto piano piano. Questa vostra zia? Sì, l'abbiamo un po' costretto, insomma, a raccontare. Cioè, poi ultimamente era diventato un fiume, poi ultimamente, gli ultimi anni proprio, ovviamente i vecchietti preferiscono i ricordi alla vita di tutti i giorni, per cui allora aveva iniziato a raccontare, poi un'altra cosa, ha iniziato a scrivere le sue memorie, perché noi a casa abbiamo tutta una serie di scritti di papà, non vale la pena, non è, però aveva proprio questo bisogno di ricordare, di tirar fuori, allora insomma grazie a queste cose abbiamo saputo tutto. Sì, quasi tutto, diciamo, io credo che molte cose abbia preferito nasconderci, però diciamo che gran parte, sì, gran parte della storia è venuta fuori, insomma. Vediamo un po'. La storia del suo papà in qualche modo ha influenzato anche la sua vita. Tantissimo. Da adulta, allora. Noi siamo tre fratelli, due sorelle e un fratellino, ormai vecchio anche lui. Allora, io sono la più grande, mia sorella è nata subito dopo di me, 2 anni dopo di me, ed è il figlio maschio che mio padre ha sempre desiderato, per cui mia sorella ha sempre avuto con mio padre un rapporto quasi soffocante, perché lei era la figlia perfetta, l'ideale di mio padre, e tra loro hanno sempre avuto un rapporto fortissimo. Mio fratello, che è nato dopo diversi anni, era il figlio maschio vero, e io sono stata un po' la figlia, ecco, un po' trascurata, un po' quella che ha avuto, per cui per anni io nel rapporto con mio padre l'ho vissuto abbastanza marginalmente. Crescendo invece, chiaramente le cose da adulti si ricompongono, no? Per cui anche i rapporti tra padre e figlio un pochettino si ricostruiscono, e devo dire che scoprire di avere un padre combattente, perché un padre che non si è mai abbassato in niente, che non ha mai, cioè, un uomo che ha sempre affrontato tutto a muso duro, cioè, mi è sempre piaciuto molto, quindi insomma l'idea di avere questo papà un po' ribelle mi piace, e insomma, sicuramente mi ha condizionato senz'altro, insomma, tutto il tempo, a me tanto. Il 25 aprile suo papà è sempre stato presente alla festa della liberazione. Noi l'abbiamo conosciuto in quell'occasione. Ci può spiegare perché, nonostante ultimamente non stesse benissimo, suo padre non ha mai voluto mancare? Perché per lui era proprio... Assolutamente. Il 25 aprile, non so se ve lo ricordate, eravate troppo piccolini forse, si metteva, perché lui dopo aver fatto il partigiano, come militare ha fatto l'alpino, per cui il
suo sonno. Per cui il 25 aprile si metteva il cappellino da B, si metteva il tesserino da partigiano, si metteva tutte le fiocchette, le cose possibili e immaginabili, tutte le medagliette, e usciva. Prima col bastone, poi con la sedia a rotelle, però guai, non è mai voluto mancare. Era fino all'ultimo, noi dicevamo, papà ti stanchi, non ce la fai, aspetta. Era proprio assolutamente, lui il 25 aprile proprio rinasceva, per lui è proprio essere stato liberato lui di persona da quella situazione, era proprio un rinascere tutti gli anni, era una bella cosa e ci faceva vivere tutti quanti, questa specie di, c'era la torta tutti gli anni, c'era la festa, proprio era un... Era una vera come, festa. Come il compleanno. Sì, sì, il suo compleanno più importante, esatto. Forse. Più ancora di quello vero. Piaceva molto. Lei insegna ai ragazzi delle scuole medie. Pensa che la Shoah possa ancora interessare i giovani di oggi? O magari più passa il tempo e più si rischia di dimenticare le cose che sono successe al passato? Allora, io credo che molte responsabilità ci abbiamo noi genitori. Molto spesso si preferisce evitare di raccontare, ormai le generazioni sono passate, quindi il tempo è sempre più lontano da quella storia, da quella situazione. E poi onestamente noi in Sardegna siamo un po' alla periferia di certe... sì, noi non abbiamo vissuto veramente, mentre per esempio la famiglia di mio padre ha vissuto in prima persona la guerra, mio padre a un certo punto, mio nonno, cioè il papà di mio padre, ha nascosto degli ebrei, una famiglia di ebrei a Milano, che hanno vissuto a casa loro in una stanzettina di nascosto, quindi sono tutte cose che a casa mia nella parte paterna di casa mia sono state proprio vissute in prima persona, la parte materna ovviamente tutte queste cose le ha sentite raccontare ma non le ha vissute direttamente. Quello che mi spaventa un po' è il fatto che appunto per paura di far vivere ai nostri figli certe sensazioni che sono sgradevoli sicuramente, che sono molto pesanti, molto dure, si preferisce non raccontare. Per cui io mi ritrovo, per esempio, appunto, io sono insegnante e mi ritrovo sempre più spesso ragazzini che davanti a film sulla Shoah, davanti a documentari, si mettono quasi a ridere. Perché vedono questi ragazzini, questa gente ridotta a pelle e ossa, questi... E non ci credono. Ma perché fanno ridere? Capito? Una mia lunetta mi aveva detto una volta, provo, ma me l'ha detto mia sorella che nei film sono solo attori, quindi queste sono tutte cose false. Quando tu cerchi di, no? Di far capire che in realtà quello non è un film, che quelle sono cose, sono documentari, sono successe davvero, che quasi... Sì, c'è chi non ha ragione. Sì, la prendono come una specie di battuta. È una cosa che mi terrorizza, e sentire sempre più spesso ragazzini, io insegno alle medie, quindi 11-13 anni, che fanno battutine sui cinesi, sui neri, sui... come se il fatto di avere a che fare col diverso da te sia un fastidio, una cosa... E sono atteggiamenti, purtroppo, che... stanno diventando sempre più striscianti. Cioè adesso anche i nostri candidati alle elezioni si fanno quasi un vanto di certi atteggiamenti, di rifiuto, di cose. Questo mi spaventa molto, questo veramente è una cosa che mi terrorizza.
So, mi auguro follemente che... Ma non solo, ma poi che voi nuove generazioni cresciate... Sapendo, non prendo in giro questa cosa. Cioè, io sono cresciuta a Roma, io fino a 15 anni ho vissuto a Roma, e nella mia classe a Roma io avevo egiziani, turchi, sardi, bulgari, ed era una cosa assolutamente normale, cioè la convivenza, e sto parlando di qualche mesetto fa. Per noi era assolutamente normale, cioè avere ragazzi di altre nazioni, di lingue diverse. Io avevo la mia compagnetta di banco che era Eifer Hakkalin, quella che era davanti che era Nicolina, Nicolina? Non mi ricordo un'altra. Comunque insomma, Abdul Kader Choklar era sull'uscito di me, cioè era una cosa assolutamente... Vedere ragazzini d'oggi che hanno paura del diverso, che quindi assumono atteggiamenti... Aspetta, che è venuta come cosa. Eh sì, anche perché appunto, purtroppo non è detto appunto che certe cose che ha vissuto mio padre, non è detto che non mi tornino, non ce lo assicura nessuno, insomma. Ora io invece avrei da fare una domanda, però se secondi. Suo padre quanto è stato... in quella scuola prigione? Credo un mesetto più o meno. Credo un mesetto, sì. Che adesso fa ridere perché ovviamente è un mese, ma stai calcolando che a 16 anni sei chiuso. Non è proprio una bella esperienza. Sì, senza avere rapporti, senza avere notizie di tuoi genitori, dei tuoi fratelli, senza che loro sappiano niente, infatti loro lo stavano cercando disperatamente negli ospedali, nei prendi su niente. Non è proprio una bella cosa. No, non è stata sicuramente un'esperienza esaltante. Ok. Abbiamo finito le onde. Grazie. Sì. Ragazzi, grazie mille a voi perché come vedete ci tengo molto. Buongiorno, ci teniamo a ringraziare Don Carlo Cani che si è reso disponibile a dialogare con noi. E volevamo chiederle se secondo lei è giusto parlare della Shoah ai bambini, oppure, poiché si tratta di un argomento particolarmente triste, sarebbe meglio evitare il discorso. Non soltanto è importante, ma è fondamentale, perché l'esperienza della Shoah ha segnato l'umanità. Nel secolo scorso è stata un'esperienza drammatica, e allora la formazione... Quello che noi dobbiamo continuamente tenere presente, la formazione ci dice che dobbiamo leggere la storia, non soltanto conoscerla, ma leggerla. E la storia è una realtà che diviene costantemente, per cui della storia non possiamo cogliere solo quegli aspetti belli, entusiasmanti, ma dobbiamo cogliere tutto, perché... perché questa storia riguarda l'uomo, le persone. E allora è importante che chi sta venendo alla vita, che si sta affacciando alle esperienze di socialità, sappia, conosca che questa umanità è stata segnata, ferita da drammi terribili. Guai dimenticare questo, guai nascondere assolutamente. Noi dobbiamo donare anche le esperienze negative perché diventino per tutti, quindi anche per le nuove generazioni, una possibilità per capire l'uomo, per capire il cuore dell'uomo, per capire che molte volte è un cuore cattivo, non in sé, ma perché le circostanze, le situazioni l'hanno reso indurito, un cuore di pietra. E allora è importante, non dobbiamo nascondere niente, dobbiamo conoscere, leggere,
per imparare a non ripetere questi errori, queste tragedie. Sabato si celebra la giornata della memoria. Pensa di dire qualcosa sull'argomento in chiesa durante la messa? Certo, noi preghiamo per tutti. Non c'è una preghiera settoriale. Noi preghiamo per tutti. E Gesù è morto e risorto per tutti. Allora la nostra preghiera è sempre un grido forte, appassionato, e poniamo davanti a Dio la nostra storia, le nostre vicende, i nostri itinerari, spesso tortuosi o faticosi, perché il Signore guarisca il cuore dell'uomo. E nella preghiera non ci sono uomini di serie A, B, C, no, c'è l'uomo. E noi siamo chiamati, anche come cristiani, direi soprattutto come cristiani, a presentare al Signore tutta la vita degli uomini, qualsiasi uomo, perché ogni uomo ci è fratello. Non perché è cristiano va bene, ebreo non va bene, miscredente non va bene, assolutamente. Nell'ottica del Vangelo il nostro è un cuore che abbraccia tutta l'umanità ed è giusto nella messa che il grande sacrificio di Gesù che muore e risorge, noi facciamo memoria di queste drammatiche situazioni, di questi milioni di persone che sono morti, senza dimenticare che la maggior parte dei feriti, dei colpiti vengono dall'esperienza ebraica. Noi abbiamo tanti santi che sono morti in campo di concentramento, ne ricordiamo solo due, San Massimiliano Kolbe e Edith Stein, la beata Santa Elisabetta della Croce, non erano ebrei. E allora noi dobbiamo pregare per questi e non per quelli, nel modo più assoluto. La preghiera abbraccia tutti gli uomini, perché ogni uomo è figlio di Dio e tutti quanti siamo fratelli. Giusto. Secondo lei, con quello che stiamo vivendo oggi, come si potrebbe evitare che un evento del genere possa ripetersi? Proprio come dicevo all'inizio, è necessario conoscere la storia, conoscerla bene, saperla leggere. Leggerla nella sua realtà oggettiva. Oggi noi viviamo situazioni che possiamo definire drammatiche in virtù del fatto che abbiamo perso alcune dimensioni importanti della socialità, quali l'accoglienza, la disponibilità, il dialogo, la capacità di capire che l'altro non è mai un ostacolo, ma l'altro, come ci ricorda il Papa, è una risorsa. E allora noi dobbiamo aiutarci a capire e a riappropriarci di queste dimensioni importanti della vita. La fraternità è un valore universale, l'accoglienza è un valore universale, il perdono è un valore universale, il dialogo è un valore universale. L'altro, qualsiasi sia, non può mai essere un ostacolo. Diceva San Giovanni Paolo II, l'altro mi appartiene, non perché io lo possegga, ma perché possa condividere. E allora è necessario recuperare questi valori forti, che non sono valori, tra virgolette, di un'esperienza religiosa, sono valori dell'umanità, di tutti, dovunque noi andiamo. Lì noi facciamo esperienza che questi sono valori universali. Solo se ci riappropriamo di questi valori semplici, umili, solo così possiamo evitare non soltanto che ci siano queste catastrofi, ma anche che la nostra relazionalità non sia una relazionalità che costruisce. Noi siamo chiamati a costruire sempre e dovunque, e si costruisce nella misura in cui si accoglie l'altro. Grazie Don Carlo, ti ringraziamo ancora per aver risposto alle nostre domande. Bene, grazie a voi.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine no possessions.